Benvenuti allo Zanshin Dojo di Atene, dojo di Fanny Scoccoli Sensei. Buongiorno! Entrando qui si percepisce subito un'area di profonda tradizione, tatami perfettamente curato, pareti in legno, camizza e portarmi costruiti artigianalmente. È evidente come l'aikido sia l'attività principale di questo luogo. Si percepisce, certo, dal grande tatami che ricopre la sala principale, ma lo si capisce anche dai piccoli dettagli che adornano questo luogo. Fare lezione qui per me è stato un piacere. In accordo con Fanny Sensei, ho fatto una lezione introduttiva alle armi. Ho costruito passo dopo passo il primo Kumijo, un esercizio che i ragazzi del dojo, Sensei escluso ovviamente, non conoscevano. Ma sono felice di dire che tutti i presenti sono stati capaci di sospendere il giudizio e lasciarsi guidare senza fare resistenza in un percorso nuovo. Numeri in giapponese, bastoni che impattano e molti sorrisi hanno riempito il tatami per tutta la lezione. È stato un incontro davvero gradevole e di scambio profondo, e che poi è terminato in un perfetto stile mediterraneo, con una cena tutti insieme. Ma aspetta, aspetta, prima di chiudere voglio raccontarti una storia dentro la storia. Questo ragazzo, questo che fa lezione senza ghi e con una maglietta rosso sgargiante, si chiama Alexandros. È un ragazzo greco, vive ad Atene, e quella sera è venuto a trovarmi al dojo. Ed è venuto a trovarmi perché Alex è stato mio allievo in Italia, ormai 7 anni fa. Alexandros, diploma di partecipazione alla classe piccoli, secondo anno. E quella sera, dopo 7 anni, ci siamo finalmente rivisti e mi ha fatto davvero piacere salire di nuovo insieme sul tatami e praticare ancora una volta insieme.